necessario. E l'Italia ha più volte rivendicato una leadership, un ruolo, siamo pronti a partire, abbiamo 5.000 soldati qui, là, poi non è vero, non li abbiamo più, comunque non li mandiamo, insomma, un sacco di cose che se uno mette insieme tutte le dichiarazioni del Ministro della Difesa, del Presidente del Consiglio, eccetera, viene fuori un'antologia piuttosto confusa, diciamo. Però l'unica cosa che l'Italia poteva fare era mettere in campo una personalità politica di primo piano. Io non ho dubbi che, per esempio, se l'Italia avesse detto vi proponiamo Prodi come alto rappresentante delle Nazioni Unite, eccetera, tutte le diverse fazioni libiche l'avrebbero accolto volentieri.